Wrestling. Quali pisciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 16esimo, nonché primo episodio del 2017. Ok, siamo sul Wangamer's Fail, il server della Pixamon, e ci sta questo personaggio che mi viene in faccia, che sarebbe la mia skin. Comunque, volevo sapere un po' da voi, come sono andate queste vacanze natalizie, queste... Che cos'è sta balena che sembra un dirigibile? Oh, Chase Blaster! Ma ciao, Ace Blaster! Ma ciao! Il primo che incontro in questo 2017. Benvenuto a te, salve! E c'è Coquast, che mi è venuto vicino pure prima per... insomma, per salutarmi. C'è Master Pro, che non so chi sia. C'è un po' di gente, sì. C'è una Pokéball. Ok. E il mio computer nel 2017 è più pigro che mai, non carica i chunk. E questo mi fa davvero piacere. Detto questo, ragazzi, chiedevo come state, come sono andate queste feste. So che molti di voi sono stati a letto con l'influenza. Io anche. Cioè, ho avuto a cavallo di Natale l'influenza, quella che mi ha preso lo stomaco. E ora sto registrando, no, forse ora è scesa un po' di un po'. Sto registrando con quasi 38 di febbre, cioè avrò 37 e mezzo, ora è scesa un attimino. C'ho un po' meno di mal di testa, diciamo. Però i video devono uscire, quindi mi sono messo qui al computer, mi sono trascinato dopo un giorno che dormo, che cerco di riprendermi, e sono qui per registrare questo video con voi. Vorrei fare un annuncio e chiedere a voi... C'è Ace Blaster che si sta facendo cose tozze con... non so cosa sia questo animale. Allora, vorrei farvi una richiesta e mettere un annuncio, se vogliamo. Sì, libero quando vuoi. No, sto registrando. Sto registrando. Volevo chiedere se per caso avete voglia di cambiare questa serie del venerdì con... vi do due alternative. Potrete anche dirmi nei commenti: no, non vogliamo che la cambi, continua la Wangamer's Fail. Ditemi voi. Allora, la prima alternativa è quella di andare su un altro server Pixelmon che mi potete suggerire voi, o comunque c'è il server official con la 5.0, però non so come sia, voglio dire. Quindi spostarci su un altro server e continuare questa serie Pixelmon su un altro server. La seconda alternativa è quella di sostituire la Pixelmon con una serie sul nuovo sul nuovo server che ha aperto Lion, che è quello della scuola. Terza alternativa, continua tutto come sta. Quindi scrivetemi nei commenti: continuala per continuare la Pixelmon così standard come la stiamo facendo ora, oppure scrivetemi nuovo server se volete che, insomma, cambiamo un po' server, andiamo da un'altra parte, oppure scrivetemi server della scuola se volete che cambiamo server della scuola. In base ai commenti, alle vostre risposte, a quanto interagite, capirò cosa fare, e nei prossimi giorni, anche forse entro fine mese, vediamo, prendo una decisione. Detto questo, vi voglio dire anche un'altra cosa: per il prossimo episodio ditemi che Pokémon vorreste, buonasera cellulare, che Pokémon vorreste che io alleni, perché ho intenzione di crearmi una squadra di Pokémon evissati con i controcazzi come il Jolteon, che insomma ho utilizzato contro Matita, ma voglio che me li suggeriate voi. Quindi il Jolteon rimane uno di questa squadra, e fatemi sapere che altri Pokémon posso allenare, catturare, evissare, levellare per continuare la sfida delle nostre palestre in questo server. Detto questo, cominciamo il nostro vero è proprio episodio, e andiamo, vi dico quello che voglio fare oggi. Voglio istituire, insomma, la mia sala per crearmi, per scongelare, per svecchiare i Pokémon fossili. Quindi voglio fare qualcosa per i Pokémon fossili. Ma voci di corridoio mi hanno detto in questi giorni, allora no, questa è la mia vecchia casa, che la casa di The Nick è stata griffata. Quindi vediamo un po'. Io sono a casa di The Nick. Vediamo un attimo che cosa è successo. Perché non mi fa aprire le porte? What's happened? Che è successo? Questa cosa non mi piace affatto. Ah, ma c'è stato il trasferimento qua. Ma io sono prigioniero? The Nick! Mi ha
hai lasciato prigioniero qui dentro in casa tua, non mi fai più uscire. No, ma dai, non ci posso credere. Perché mi sa che The Nick si è spostato da Ace Blaster. Mi sa che è così. Però potevi lasciarmi permessi, dice, porca di quella paletta. Io non posso fare un cavolo qui? Ma fantastico, ma sono emozionatissimo, sono felicissimo, quindi dovremo spostarci di nuovo. Ma che due maroni, guarda te, guarda che è successo qui. Ci hanno sminchiato un po' l'area dei come si chiamano? L'area per allevare i Pokémon. Va bene, allora io mi preparo per probabilmente cambiare casa, ma anche per crearmi il macchinario per svecchiare i fossili, quindi vediamo un po' come funziona questa storia. E attenzione signori, attenzione, c'è Jackton che, se qualcuno di voi è sul gruppo di Telegram, ma se non sbaglio l'ha scritto anche sotto un video, mi doveva dare un po' di roba, ed eccolo qui, è sul server e sta venendo da me per riempirmi di roba interessantissima. Fail rimando, sì Jackton, rimanda, sta failando come la merda. Vai Jackton, vai, dove stai? Non ti vedo, Jackton. Jackton, che fai? Giochi a nascondino? Jackton, che questa è la stanza, non è che c'è tanto altro, scusami, Jackton. Jackton, dove cazzo stai, Jackton? Mo inizierò a vedere oggetti che spuntano e capirò che lui è lì. Ok, come non detto, era colpa mia, Jackton è colpa mia, perché in quella casa, se non sbaglio, non è abilitato la possibilità di venire dall'esterno, quindi ecco perché non riusciva a venire. Ma questa è casa tua? Ma che figo. MT solo. Ma questa è casa tua, ma veramente fai? Ora l'inventario è un bordello di verghe. Ok. Buone, sono sempre utili. Ok. Qua ho scritto tutto ciò che do via. Oh, 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 prima che arrivi il clear lag. Dannazione, maledizione, schifosa. Via, via ste schifezze. Via, via Pokédex, via pala, via sta roba, via, 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 via. Che cazzo butto via ora? E porca di quella paletta. No. No. Dannazione. Via pure questo. E via questo. E via questo. E porca. Prendili prima del clear lag. Prendili cazzo. Prendili. E ne ho un paio di altre. Aspetta. Vado a depositare. Aspetta, fermo qui. Ragazzi, sta cosa mi fa incazzare parecchio. Io non posso più accedere alle mie chest? Ma che cazzo è successo? The Nick, ma che cazzo hai combinato? Perché non posso più accedere alle mie chest? Non posso più fare un cazzo. Ma porca di quella zozza. Ma no. Ma state scherzando. Io mi dove cazzo deposito sta... Ma no, dai. Ma porca. Ok signori, tutto a posto. Non so che cosa era successo. Perché sta volando The Nick? Ah, mi sa perché è VIP. In pratica non potevo più accedere alle chest. Ora The Nick mi ha riabilitato, mi ha riaddato. Non so per quale motivo non mi faceva accedere. E ora è tutto a posto. Intanto Jackton mi ha continuato a dare roba. Sì, sto recando. Mi ha continuato a dare roba. In pratica mi ha dato anche... aspetta, sto capendo un cazzo. Dicevo, mi ha continuato a dare roba e mi ha dato anche 30k e poi mi ha detto, vieni qui a casa e preleva tipo come se fosse un bancomat. Oh mio Dio ragazzi, ci stanno MT e roba di ogni genere. La baccambola, che non so, io non so cosa serve, però le bacche mi sono utili. Allora, io prendo questo che serve, lingotto di ferro non mi interessa, vediamo che altra roba interessante. Oh my god, onda Roma, che cazzo servono gli aromi? Gli aromi non ne ho idea, muscle bar. Però questi sono tutti oggetti della Pixelmon che mi sono molto utili. E io faccio un prelievo, Jackton, faccio come se fossi a casa mia. Guarda, sta pregio ball la prendo perché è figa, solo per quello. E vediamo se c'è altra roba interessante. Oh mio Dio, ma quanta cazzo. Gambo, bandana, bijou di fuoco. Ma che so tutte ste robe. Oh, condizione di esperienza sì, mi serve. La pietra dura. Ah, sì, questa era una pietra. Sì, Miracle, sì. Ma quanta roba c'hai? Ma porca di quella zozza. Oh mio Dio. Il forte nuovo, no, vabbè, più di uno, che cazzo me ne faccio. Questi sono gli altri aromi. Oh mio Dio.
Ok ragazzi, il terzo giro, forse sto riempiendo un camion di roba dalla casa di Jackton. Oh, guardate che cosa ho preso. Allora, questi sono tutti gli oggetti che mi servono per evissare i Pokémon. Poi ho preso dei bijou che non ho capito a che cazzo servono, ma poi me li studierò. Questa è la vigorliera. Depositiamo tutto qui. Ah, poi ho preso tutte queste pietre, molto molto utili. Sì, decisamente, guardate quante, mamma mia ragazzi. Ho preso anche un bel po' di minerali, redstone, oro e lingotti di alluminio, diamanti, smeraldi, non so se mi spiego, voglio dire, bizzaroma, tutta sta roba. Insomma ragazzi, ho vinto la lotteria, porca di quella paletta, grazie Jackton, non sei un mito, sei, ti piace Jackton, non mi... Ragazzi, quello che ho detto all'inizio video non lo voglio più fare, addio, non voglio più cambiare, volevo fare un altro prelievo. Grazie, scusa Jackton. Signori, ho preso le ultime due cosette: qualche caramella rara, un po' di rivitalizzante max, un po' di rivitalizzante normale, qualche iperpozione, un lemon succo, tutte le bacche che ho trovato. Però queste non sono le bacche, le ghicocche, ma le bacche proprio, le ultime nero pietra, che non ne avevo neanche una. E ringrazio ufficialmente Jackton per tutta la roba che mi ha dato, per quanto mi è boostato nel server. Cioè veramente ragazzi, se vincevo il Supernalotto vincevo meno roba. Grazie mille Jackton, grazie mille. Scriviamoglielo, grazie mille, sei stato molto gentile. Quindi ragazzi, ringrazio anche The Nick perché è venuto di corsa sul server a riabilitarmi nel come si chiama, in casa, perché c'era questo problema. Quindi grazie mille anche a te. Io ragazzi devo controllare a quanto siamo arrivati con il video, perché devo capire che cosa continuare a fare, perché penso che ci abbiamo messo un po' troppo. Ebbene, come al solito non siamo riusciti a fare quello che proprio volevamo. Jackton mi vuole passare anche qualche altro Pokémon, penso che me li andrò a prendere. Però chiudo qua il video ragazzi, grazie per avermi visto mentre vincevo il Supernalotto, perché praticamente questo video ho fatto questo, ho vinto il Supernalotto. Ho ringraziato Jackton, vi ho fatto gli auguri del nuovo anno e vi ho aggiornato su quelle che possono essere le questioni. E vi prego, fatemi sapere che Pokémon evisare, perché nei prossimi video faccio la... come si chiama? La cosa dei fossili, quella cosa brutta, della scoperta, quelli per spazzolare i fossili. Avete presente Jurassic Park? Quella roba lì. Mi metto lì per terra, scopetto i fossili e li trasformo in Pokémon. Sì. Penso che... The Nick, fammi sapere, poi ci sentiamo su Telegram. Ma che ne dici se mi sposto? Perché non vorrei che se dovessi lasciare il server rimango con il culo per terra con tutta la roba che ho qui dentro. E poi, sai, mi girerebbero un po'. Ci vediamo nel prossimo video, lasciate un like, commentate, condividete. Se siete arrivati fin qui, scrivete hashtag viva la lotteria. Grazie Jackton. Cioè, uno, cioè sceglietene uno. Cioè, o viva la... o... quello che volete ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video.